adesso toglietevi i guanti, un bel applauso. Ecco a voi Kareem Abdul-Jabbar. Ai giorni del liceo Power Memorial come Lual Sindor, fino a 5 campionati con i Los Angeles Lakers. È il più grande realizzatore che abbia mai giocato il basket. Dieci volte nella squadra vincitrice dell'NBA, 19 volte negli incontri All-Star. Io non credo che ci sia più molto da dire del migliore giocatore di basket mai esistito, Kareem Abdul-Jabbar. Capitano, un vecchio detto dice che un grande giocatore è grande a seconda dell'avversario che ha di fronte. E lei è un grande giocatore. Ho pensato ai giocatori che ha affrontato. Wild, Baylor, West, Magic, ciao, Dr. Kareem. J. E potrei continuare. Ora la domanda. E voglio una risposta sola. Chi le faceva venire i brividi giù per la schiena quando scendeva in campo? Il più grande di tutti quanti. Beh, se posso dirne soltanto uno... Accidenti. Può essere soltanto Gott. Ehi! Ciao, Gott! Ehi, tu! Che cazzo fai? Che è successo? L'hai investito? Vaffanculo, è uno stronzo drogato troppo fatto per camminare. Forza, fratello, alzati! È una faccia conosciuta. È Cotto. Che cosa abbiamo? Un altro eroe della strada. È in arresto cardiaco, defibrillatore, emocromo, subito. Defibrillatore. Pronti. Libera. Vai. Libera. Vai. Libera. Lo stiamo perdendo. È tornato. Prossima volta, portati una scala, nanetto. Non vai da nessuna parte con quelle zampette da uccellino. Lascialo in pace, Legrand. Ci stai solo provando. Sei tu che dici sempre se non ci provi è meglio che crepi. Ciao, ragazzino. Ciao, Miss Mary. Earl, come te lo devo dire di non lavare quelle scarpe luride nel lavandino? Come va il lavoro? Sono stanca morta. Perché non dormi? Non ci riesco. Io non vedo l'ora. Sai, figliolo, ora mi faccio una bella tazza di tè. E vado subito a letto. Stai seduta, lo faccio io. Oh, grazie, piccolo. Oh, ehi, cazzo! Hai visto? Questo coso mi vuole uccidere. Dai, 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 dai! Tutto l'ho detto, guarda!
giocare! Così, ciao! Ciao, fratellino! Fateli a chiacchierare, dai, giochiamo! Bravo, Connie! Lo sapevo che... bene, Connie! Lo sapevo che finiva di merda, cazzo! Ma non posso perdere tempo con voi, comincio la stagione! Hai visto che fallo? Non ce la fallo, fratello, tu sei troppo moscio per Connie Hugo! Beh, la partita è finita! Dati una calmata, stronzo! No, finita un cazzo! Ehi, finita un cazzo, la partita continua e come? Giochiamo noi! Ma se siete in quattro? Ehi, quattro un cazzo, fratello, abbiamo Legra! Dai, Legra, rompiamogli il culo! No, fratello, io sono qui solo per i soldi delle scommesse! No, trovatevi qualcun altro. Dammi i miei soldi. Ehi, nano, vieni qui, ti faccio correre. Su, dai, vieni. Ehi, io ci ho scommesso sopra. Dai, dai. Diego è fuori di testa, sarai pagato. Lui gioca con noi. Ah, si gioca. Vieni qui, ragazzi. Questa volta non passerete, però, Senti. L'avete visto? Ah, ciao. È uno contro uno. Stai con chi ti sta dietro. Dai, coraggio. Dai, non ti preoccupare. Ragazzi, gioca con noi. Dai, su. Sta calmo. Avanti, sta calmo. Levati. Forza. Dai, con la palla. Non c'è problema. Dai. Ma che cazzo fa? Ehi, piglialo adesso. Andiamo avanti. Fate girare questa palla. Togli il cazzo. Fallo quello, Ancora. E lo metto di volta, lo metto di volta. Bravo. Ehi, fratello, ti ha fattuto. Lo so. Dai. Dammi la palla. Io ti spacco! Paura il piccoletto! Che problema, nano? Sei tu che hai problemi. Il nano ti ha dato fuoco al culo, ecco qual è la verità. Ehi, vaffanculo, Diego. Io ti spacco il culo e lo faccio a finta, nego. Ma se non reggi neanche un ragazzino, come fai a dire queste puttanate a un... Dai, vogliamo giocare! Tocca a te. Vieni, baby. Allora, adesso la metti dentro, ok? Il prossimo che segna vince. Dai! Bene! Coraggio! Non lascia! Sì! Hai capito il piccoletto? Questo si chiama giocare, ragazzi. Questo si chiama giocare. Credimi, fratello, sei veramente in gamba, sei fortissimo. Continua così. Potremmo farlo giocare prima. L'abbiamo spaccato in due. Senti, se ti dicono di lasciar perdere, digli che hai fatto canestro a Kimbrough. Capito? Non lo so. Guarda il mio amico che fa il duro coi grandi. Ehi, baby, aspetta. Dai, te li sei meritati. Ma uno della tua età dove hai imparato a giocare così? Lo vedo qui a giocare tutto da solo, sera dopo sera. Come ti chiami? Earl. Come? Earl Manigault. Come Nano Goat. Ok, capretta. Da adesso sei un uomo mio. Ti terrò d'occhio. Che succede? Sono le 3 del mattino. Ti farò da guardia del corpo. Non voglio che rientri da sola così tardi. Dai, faccio questa strada da anni. Nessuno dà fastidio a una vecchia come me. Ma ti ringrazio per la compagnia. Com'è andata a scuola oggi?
Bene. Stai bene? Che è successo? Hai male al collo? Un piccolo strappo giocando oggi. Oh, è vero, avevi una partita. Dimmi, com'è andata? Abbiamo perso. Ehi, continua così, fratello. Sei forte. Non hai detto che avete perso? È vero. Ma hai fatto qualcosa di buono? 57 punti. Ed è buono? Non l'aveva mai fatto nessuno. Oh, che bello! Vorrei che tua madre fosse viva per vederlo. È tutta discesa, capito? Con te nella squadra non può fermarci più nessuno. L'anno prossimo ci facciamo il campionato delle superiori, sì. E dopo qualche anno di quella merda potremo passare al college. E dopo passiamo professionisti. Ci facciamo tutta la trapina, capito? 1, 2, 3, professionisti! Vai! 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 Vai, Diego! Perché non prendi una scopa? E ti va di aiutarmi a ripulire il campo? Holcomb Racker. Racker, Racker? Basta, solo Racker. Gott. Sì, sì, lo so chi sei. Visto che partita. Bel modo di finire l'estate. Mi piace quando una squadra locale vince così. Metti insieme una squadra, vero? Tanti auguri. Se continui così, un giorno verrai qui a rappresentare il quartiere. Beh, nel frattempo c'è da ripulire. Davvero puoi portare anche noi? Beh, siamo qui, non possiamo fare marcia indietro. Dai, facciamo questa stronzata. E voi cosa volete qui? La festa. Siamo qui per la festa. Legrand e Diego hanno detto perché che... Perché dai fastidio ai miei ospiti? Vattene, ok? Direi tacchi e fila, bellezza. Kurt, come va, amico? Ciao. Ragazzi! Non ti avevo detto di farti i fatti tuoi, eh? Affanculo, vecchiaccia! Quella strega rompe sempre. Venite, ragazzi! Ehi, go! Ecco il mio amico Gott. Allora, come ti va? Salute, Gott. Ciao, Gott. Ehi, Gott! Come stai, baby? Ciao, Diego. Anda! Wanda! Arrivo. Vieni qui, bella. Che c'è? Ehi, Gott. Lei è Wanda. Wanda, lui è Gott. Questo mio amico, te lo garantisce Diego, è un futuro supercampione. Cazzo, ha già superato il mio record. Quanti punti hai fatto? 52? 57. Sì, sì, ti ho visto, Gott. Ti muovi bene per essere così giovane. Dove hai imparato a giocare? Troppo per te, Diego. Vieni qui, senti... Voglio che porti Gotti in cucina e che gli offri da bere. Ok. Vieni.
Porta la canestro, Got. Che cosa fai? Vai a scuola? Dove vai al Franklin? Devo cominciare in autunno. Bene. Ci andavo anch'io. Beh, per un po'. Diego aveva ragione, sei timido. Ok. Dai, fai così. 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 Andiamo in un altro posto. Le camere sono occupate. Vai. Vai, vai, vai. Vieni, baby. Conosco un posto che non è occupato. Complimenti! Facci la conoscere! Tesoro, tu non devi vedere queste cose. Siamo forti. Lo facciamo vedere noi a quegli stronzi di Brooklyn. Fidati, Good. Non ci fanno paura. No, non ci fanno paura. Non vi dovete preoccupare, ve l'ho detto, vinciamo noi, è sicuro. Dammi 5. Benissimo. Facciamo un culo grosso come una casa. Siamo i più forti. Assolutamente i più forti. E poi con Good arriveremo fino alle stelle. Eccoli qua, ci siamo. Non ci faranno nemmeno il solletico, quelle sottospecie di Pinocchi, te lo giuro. Eccoli. Buddha, vieni qui. Arriva Uptown. A me non sembrano tanto svelti, vediamo che sanno fare. Voglio sapere quale di questi merdosi è il Goat. Ciao, Brooklyn! Uptown, stracciamo il culo. Perché non torni a Uptown, merdoso? Vattene a casa. Che cazzo guardi? Guardo stronzo. Te, stronzo. Ti rompo il culo. Sì. Vai. Vai. Ragazzi. Sì. È morto. Vaffanculo. Ma che cazzo vuoi? Hai sbagliato, state. Ancora. Vai, dallo a lui, dallo a lui. Vai, Good, vai. Fermalo. Adesso sappiamo chi è Good. Forza! Coraggio, sono qui! Facci sotto! Vai, 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 vai! Attento! Sopra! Vai, vai! Dai! Ma che cazzo fai, stronzo? Ma che cazzo fai? Fermo! Attento, prendilo! Dai, dai, smettilo tu! Che c'è? Adesso ti rompo il culo, stronzo! Forza, giocare! Dai, tiramela, dai, cominciamo, tirala! Vieni, vieni! Vattela di qua, da questa parte! È tua, marcalo! Sono qui! Ti piace questo gioco, fratello? Ti piace? Continua, cazzo!
Forza, forza! A me, dai! E poi... Coraggio, ragazzi! Vai, vai! Progetto! Ci penso io! Ce l'è nella partita, ma non avete stile! Zitto, stronzo! Sì, God! Sì! Ecco, arriva! Dai! Altri due canestri e dovrete cambiare la scritta, bastardi! Basta, bozza! Forse abbiamo un piccolo problema qui! Dai bene, fratello? Sì, sto bene! Ma passami la palla! Dio! Dai, Dio! Svegliatevi, ragazzi! Vai, go! Vola, baby, vola! Quelli sono due, figli di puttana! Via di qui, via! Prendiamo quel figlio di puttana! Sì, dovetevi fermare! C'è l'autobus! Mazza! Via! Fuori il culo! Fermati, fermati! Aspetta, 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 aspetta! Facci salire! Ferma, ferma! Così! Paga lui! Paga lui, paga lui! Paga io, paga io! Massacriamo! Vaffanculo, Brooklyn! Facciami le chiappe! Un fottutissimo doppio canestro, ecco che gli hai fatto! Sì, gol! Ieri è stato il bronzo, oggi è Brooklyn, ok? Sì, okay. Domani il mondo! Sì. Niente male. Senti che buona. Ehi, fratello, ci sono anch'io qui, eh. Earl, allora che vuoi fare? No, camminiamo su una nuvola. Allora, ascoltami bene. Ma che è? Lo collo al dito. Un bel salto dritto su, porta giù la moneta e vinciamo noi. Altrimenti vinci tu, amico. Hai ben comprendito? Okay. Sa che non ma capito. Fammi vedere la mano. Oh. Vediamo se ci tieni. Oh. Oh. Guarda che noi qui non facciamo mica i trucchetti, amico. $5 scontro i tuoi, amico bello. Ok? Tienili tu. Chi c'è là fuori? Quello è Manny Goat. Ehi, amico! Dammi 5, fratello! Sei un campione, fratello! Bravo! Bravo! Che diavolo succede qui? Che diavolo succede? Saranno almeno quanto? 3 metri? 3 metri e mezzo? Salti sempre così alto? Sì. E potresti rifarlo? Ma no, gratis non può. Va bene, pago per vedere. Ah, $20? Le porterai il resto scendendo. Goat, se li acchiappi faremo un mucchio di grana solo per farli guardare. Capito? Mm-hmm. Vai, fratello! Vai, go! Grazie! Sì! Sì! Ce l'ha fatta! Sì. Ti devo parlare. Se tutto va bene, quest'anno il Franklin potrebbe vincere il campionato di atletica. L'unico nostro punto debole è il salto in alto. E a quello puoi rimediare ma tu. Ma io gioco a basket, coach. Ti stai sottovalutando. Ma la tua stagione è quasi finita, noi cominciamo ora. Beh, veramente la mia stagione dura tutto l'anno. Ho capito perché ti chiamano Goat. Ma senti, se ti alleno io, puoi aggiungere 6 centimetri alla tua verticale. E quando i college vedranno che fai 2 sport, non solo uno, ti apriranno le porte. Sì, ma ho avuto già 75 lettere dai college, coach.
Grazie, non mi interessa. Ehi. Che storia è? Insomma, non vieni quasi mai in classe. Ti creo forse delle grane, no? Adesso ti chiedo un piccolo favore. E tu mi mandi a fanculo. Che cosa? Io non le ho detto questo. Ascolta. Non verrai neanche agli allenamenti. Che ne pensi? Soltanto ai meeting. Questo perché penso che sarai strepitoso. Earl, io voglio vincere in quel campionato. Ho solo detto che non sono interessato, ok? Sai una cosa, Menigot? Sei stupido. È il vostro problema. Oh, conoscete i trucchi. Ma non il grande gioco. Ehi, chiudi la porta. Tu, vieni qui, balliamo. Disgraziato omertoso! Smettila di toccare tutto! Tu, leva i piedi dal divano di mia sorella! Clarence, non fermare i dischi, capito? Dion, tagli quel cazzo di pisello dal lavandino di mia sorella, avanti! No, e non è colpa mia, c'è una ragazza che si è chiusa in bagno a vomitare. Ridiamoci sopra, Cedric, dai, piantala. E su, piantala! Io sono uno stronzo, ok? Perché mi sono fatto convincere a fare questa cazzo di festa! Sì, sei uno stronzo! Ehi, la finale del titolo, aspetta! E togli quei piedi del cazzo dal divano, è chiaro? Quella ragazza avrà vomitato dappertutto! Dania, dai, apri la porta, esci subito! Dania, esci, avanti! Good. Cazzo, ti avevo detto di non scopare sul letto di mia sorella, la camera era off limits! Scusa, ho messo tutto a posto, vedrai, non se ne accorgerà, sta tranquilla. Qui dentro c'è puzza di pasta, la mia sorella mi ammazza! E allora, apri la finestra, no? Ciao! Merda! Dania, esci di qui, avanti! Calma! Muovi il culo! Vieni a pulire questo merdaio! Tania! Merda! Andate tutti a fanculo! Ed eccoci qui al Madison Square Garden per la finale delle scuole pubbliche. Franklin, capitanata da Earl Gott, Menigot, contro la DeWitt di Clinton. Oh, guarda un trucchetto psicologico di Franklin. Earl Menigot, 1,60 m, contro Jackson Davis, 1,80 m. Gott salta parecchio, ma ci vuole un bel po' per arrivare lassù. E ce l'ha fatta! Gli ha rubato la palla in volo, si avvicina ed è il canestro! E la mette dentro! Quello è il mio uomo! Fai così! Si sposta sulla destra, sembra che... Ehi, senti tu, gira quella faccia da qui! La squadra tua provvede a trovare un'apertura. C'è un passaggio a centrocampo e Menigot intercetta la palla, diretta a terra! Menigot passa al centro, il centro ripassa Menigot ed è il canestro! Ricordate questo nome, Earl Menigot! Restano 18 secondi di gioco, Franklin ha la palla e la vittoria, li aspettiamo per le finali! Passaggio per Menigot, lo isolano uno contro uno, mentre l'orologio cammina. Il pubblico conta i secondi e Menigot si libera e lancia! È grande partita! Menigot ha fatto 38 punti, 15 rimbalzi e 10 assist. E spostiamo la strada all'incontro cittadino quando la squadra campione delle scuole cattoliche, capitanata dal Newell Sindor, incontrerà i campioni delle scuole pubbliche del Franklin, capitanati da Menigot. Comprate i biglietti, così potrete dire di esserci stati la sera in cui i due atleti si incontreranno. Enigo e la sua difesa è impenetrabile. Ehi, okay. Come ehi, God. Lo stronzo vuole parlare. Ah, va bene. Hanno scritto così tanto di questa scuola che vorrà prolungare il contratto di un anno o due. Dion, aspettami. Va bene. Ciao, Dion. Vai, così. Vai, fratello. Chiamami allora. Ci vediamo, Asso. Dana! Ehi! Hey. Dico a te! Sì, vero? Ciao! Allora, che si fa? Perché non mi hai più chiamato?
è successo a scuola? Mi hanno espulso, questo è successo a scuola. E non sono una merda come quegli altri. È quello stronzo di Scarpelli che vuole vendicarsi. E tu come uno scemo gliel'hai reso facile. Fumare quella merda schifosa. Me l'aspettavo da Dio, ma speravo che tu avessi più buon senso, eh? Beh, io non credo, signor Racker. Vedi, tu non hai rispettato le regole. Tanti grandi campioni sono usciti dai campetti come il nostro. E nessuno di loro ti lega i lacci delle scarpe. Sei il migliore. Il migliore che abbia mai visto. E li ho visti tutti. Sì, ok, ok, signor Racker. Maledizione! Io sono così stanco di vedere voi ragazzi fare gli stessi sbagli anno dopo anno che non so più che dire. Lo so che la colpa dei nostri problemi è degli altri. Ma la pura verità è che siamo noi a decidere. Se ti dicono che puoi non stare in classe, questo non significa che ti era consentito non stare in classe. L'unica persona in tutto il mondo che può fermare Gott è qui, in piedi, davanti a me. Sì, beh, ora dobbiamo solo trovare il sistema di farti ritornare a scuola. No, lasci perdere, io non torno al Franklin neanche se mi baciano il culo. Non al Franklin, io pensavo a una scuola privata giù nel sud, la Lowenberg Academy. Ci ho mandato tanti ragazzi. Si studia, ma quasi tutti i giocatori arrivano al college. È il posto perfetto per te. E poi mandarti via da qui non sarebbe affatto una brutta idea. Sì, ma adesso non vorrei tornare a scuola, signor Racker. Direi che ho chiuso. Bravo. Va pure. Vai dal tuo buon amico, che stai aspettando? Ok. Ehi, sai dove trovarmi? Come stai, fratellino? Dammi qua. Ah, facciamo un giro. Hai fame? No, ho appena mangiato una fritta. No, amico, quello dopo. Io parlo di un po' di vera pappa. Andiamo. E pulisciti quelle scarpe. Non voglio che mi sporchi di merda i tappetini. Come stai a grana? Sei secco? Sì. Smokey! Ecco, comprati qualcosa. Ah, questa musica è il massimo. Sì, tutto il Motown Sound è fortissimo, fratello. Tutto quanto. Lo sai cosa non mi piace? Questa invasione di cagnara inglese. Ehi, stai bene? Da che t'hanno buttato fuori? Le scommesse sulla partita di stasera sono schizzate alle stelle. Power è favorito di 10 punti. Franklin non ha nessuna possibilità senza il suo Gott. Però potevamo farcela. Ehi. Sai cosa ho imparato dalla vita? Quello che doveva succedere è successo, devi andare avanti, eh? Eh? Lo sai che ti serve? Devi andartene via per un po'. Già, sto parlando di una vacanza. Tutte quante le spese pagate. Bon voyage. Forza, bello, due tiri per narice. Un biglietto di prima classe per dove vuoi. Torni nuovo, pronto all'azione. Ma tira, amico. Sei sicuro? Tira. Ma che cazzo mi dà? Questa è bianca, fratello. Questa è eroina. Mi faccio questa roba da molto prima di conoscerti. Basta che non la lasci mai, tutto qui. Rilassati, amico. Respira, rilassati. Ehi, Gott. Ehi, vedi di non vomitarmi sulla portiera. L'ho appena fatta rivestire. Ehi, Gott. Oh!
cazzo fai? Sì, ok. Bene arrivato, signore. Vai, vai. Siamo all'alba di una nuova era, amici sportivi. Alla tenera età di 18 anni, Lou Alcindor può già essere considerato uno dei più grandi giocatori di basket. Alcindor parte, lancia e segna un canestro perfetto. Signore e signori, Franklin è perduta stasera senza la sua stella Hermione Gold. Questo non ce l'abbiamo, Darlan. Però... Scusami, giovanotto. Posso esserti utile? Sì, sono Earl Manigault. Forse mi state aspettando. Sarebbe lei il signor McDuffie? Il dottor McDuffie. Oh, il dottor McDuffie, scusi. Il signor Racker di New York mi ha detto che le ha parlato di me e che avevate sistemato tutto. Ho parlato con Orcob, ma a sentir lui il ragazzo che sto aspettando è alto 3 metri, cammina sull'aria e si fa chiamare Goat. Credo che non sia tu, vero? Sì, sì, sono io, Goat. Benvenuta alla Uhlenberg. È un piacere averti qui. Ora, per chiarire i nostri rapporti, sappi che io sono al corrente dei problemi che hai avuto alla Benjamin Franklin, ma so anche che il signor Racker ha grande stima di te, quindi se dimentichi tutte quelle stupidaggini e ti impegni al 100%, sì, anche noi ci impegneremo al massimo. Avrai insegnanti, corsi di recupero, tutto il necessario. Allora, sei pronto? Sì. E voglio dire sì, 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 signore. Questa è la risposta che aspettavo. Io lo capivo meglio di chiunque altro al mondo. Me lo disse lui stesso. E da quando sua madre era morta, io non avevo avuto nessuno. Nessuno a cui dare ascolto. L'oscurità si infittiva. Ehi. Psst. Non ero neanche sicuro che mi avesse dato l'involto giusto. Come ti chiami? Quasi pensavo che volesse che mi occupassi di un altro fagotto delle sue diavolerie. Dopo la sua morte avevo visto parecchie strane cose alla luce della lampada. La ragazza parlava. Che c'è? Per alleviare mi presti una matita? E le sue parole suscitavano la mia simpatia. Parlava con un forte accento. Avevo saputo che si era fidanzata. Grazie. Lo avevo sentito dire in giro. E adesso lei mi confermava tutta la storia. Psst. Una strana storia. Era vera, non era vera. Mi chiamo Pearl. Sembrava che volesse che le chiedessi qualcosa. Come se volesse sfogarsi. Liberarsi da un peso che l'opprimeva. Yvonne. Ma io non sapevo che cosa dirle. Yvonne. E quindi tacqui. Ce l'hai il ragazzo? Lei mi sembrò ancora più triste per questo. Allora incominciai a parlare. E sei fedele? Cosa? Che razza di domanda è? Signorina Hammond, signor Manigault, non per disturbarvi, ma se aspettaste la fine della lezione per fare conoscenza, ve ne saremmo grati. Non dia la colpa a me, è lui che ha cominciato. Io non ci tengo a questo stupido. E va bene. Earl, visto che ti piace parlare, riprendi da dove Curtis ha lasciato. Oh, sì, va bene. Starò buono, starò zitto. Riprendi da pagina 130, per favore. È vero, dissi allora. Ho detto che starò zitto, no?
Beh, non è poi una cattiva idea. Leggeremo tutti in silenzio per il resto dell'ora. Arrivederci. Grazie. Earl, posso parlarti un momento? Arrivederci. Grazie. Miss Marcus, senta, mi dispiace per oggi. Buongiorno. A lei. Non sono abituato a stare in posti così. Mi dispiace. Hai problemi con la lettura, eh? Earl, tutti abbiamo bisogno di una mano, una volta tanto. Tu sei arrivato fino a qui. Ora fatti aiutare. L'ufficio quella mattina era oscurato da un nero banco di nuvole e il tranquillo corso d'acqua che conduceva all'estremo limite della terra scorreva plumbeo? Si dice plumbeo e vuol dire come di piombo. E perché non hanno scritto di piombo? Domanda interessante. Scorreva plumbeo sotto un cielo fosco, sembrava condurre fino nel cuore di un'immensa tenebra. Sei molto migliorato. Vedi, è come il basket in fondo. Ci vuole solo esercizio. E quando diventi bravo è anche divertente. Sì, infatti lo è. Tu le piaci. Me ne sono accorta. Ma io non so, signorina, se continua a seguirmi così dovrò fare rapporto. Tu non molli mai, vero? Non avrei fatto niente se avessi mollato. Beh, pensa ai libri e al basket, signor Superstar, perché non farei niente con me. Ah, davvero? Senti, perché ti vuoi conservare quel tuo finto fidanzato? Sì, è proprio così. Mi sono impegnato in più di una materia, mia cara signorina, con la puzza sotto al nasino. Sei bella, sai. Va bene, ragazzina. Ho visto che guardavi. La prossima volta pagherai il biglietto. Ehi, ma chi c'è qui? Sembra una faccia familiare. No, non può essere. Sì, ci fanno vestire così tutti i giorni laggiù. Ho parlato con McDuffie. Ha detto che sei stato bravo. Beh, grazie a lei. Tu hai fatto gli esami, non io. La vista mi inganna oppure sei cresciuto un po', Non ti sarei montato la testa giocando con quei ragazzi, perché qui sei sul campo vero. Sì, lo so, è un conto in sospeso con Alcindor. Alcindor? Sì, certo. No, ho in mente qualcos'altro per te. Proprio così. Eccolo qui, all'attacco della squadra rossa. Il gioco di quest'uomo è pulito come le trine della nonna.
Da Brooklyn, New York, lo chiamano The Hulk! Courtney The Hulk! Ok, sì! Sì, ciao, baby! Spendi, baby! Non ci avessero fregato buttando fuori Goat. Quel trofeo ce l'avrei qui, sulle ginocchia. Andiamo, adesso. Dai, andiamo. Lo sai che se stessi lì insieme a Welty e a Pearl te la faresti sotto e non ti basterebbero le mutande a tenerla. Giusto, è vero, hai ragione. Goat invece non se la fa sotto per niente, fratello. Cinque. C'è chi lo chiama Big Dipper, ma qui ad Harlem, dove un nickelino vale un centesimo, lo chiamano Will the Steve Chamberlain. Eccolo qui. Ciao fratello, come va? Spennali, baby, stracciali. Difesa della squadra rossa, dall'Accademia Lowenberg, l'unico studente che gioca come un professionista. Lui quando salta arriva a toccare le stelle. The Gold Manigold! Vai fratello, spendali! The Gold Manigold! Yeah! Go! 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 Giochiamo! Sì, bravo! Ehi, Paul, lo studente non è all'altezza, beccalo adesso! Siete forti! Dai, ti tengo, vai! Vai, dai! Guarda lì, Goat! A destra, a destra! Benvenuto fra i campioni, baby! Cazzo, ti chiamavo a destra! Fregatene, Goat! Prendi quella palla! Pezzo di me. Ehi, scolaretto, stai buono! Vai, tanto da qui non passi! No, non passi! Non ce la fai! Fai quello che sai fare, Goat! Yeah, baby! Goat, Goat! Yeah! Così, bravo! Earl! Earl! Oh, tesoro, sono tanto fiera di te! Ehi, sei il campione! Non c'è nessuno che salta tanto in alto! Sparato come un missile, Goat! Sei fortissimo, vai! Earl, ti presento una persona, Lou Alcin. Ah, sì, ciao. Bella partita, Goat. Grazie. Allora, a che scuola andrai? Che, college? No, io ho ancora un altro anno da fare a Lowenberg. Io sto pensando alla UCLA. Hai tempo, deciderai per il meglio. Fatti vivo se vieni in California. È molto lontano come college. College? Ah, no, più tardi il college. Ora questo figlio di puttana deve farsi pagare, giusto? Oh, scusatemi, signore. Divento un po' primitivo ogni tanto. NBA, baby. NBA, giusto? Anche tu, grattacielo. Ti tengo d'occhio. Grazie. Goditi i tuoi trofei. Te li meriti. Grazie, signor Hacker. Salve. Ciao, tanto piacere. Complimenti ancora. Grazie. Ci vediamo. Ciao, campione. Ah, sì, mi aspetti un momento, amore. Certo. Ormai ci siamo, fratellino. Bellissimo. Sto per partire. Ehi, facci piano, amico. Merda, la prendo come viene, no? Sì, certo. Sta in campana laggiù, Diego.
Dai, sono sopravvissuto qui ad Harlem. Non mi faccio ammazzare da un Vietcong. Ciao, Diego. Ti scrivo. Earl, possiamo andare? Non voglio fare tardi. Sì, noi ti accompagniamo. Ok, è bellissimo. Accidenti, è pesante. Sarebbe bene vicino a un divano rosso. Devo caricarmi pure quello? Signorina, vorrei vedere Hermione Gott, per favore. Sta facendo un compito. Finirà tra una ventina di minuti. Vorrei vederlo subito. Qualcosa non va. Che cosa ho sbagliato, dottor McDuffie? Non lo so, Earl. Tu che dici? Earl. Ti presento il coach Powell del famoso Johnson C. Smith College. Ciao, mi è piaciuto il tuo book. Racker me l'ha mandato. E tu ti sei fatto una bella reputazione a New York. Ed è ancora migliorato qui da noi. Prima di tutto, Earl, voglio dirti che so quanto ti è successo nell'altra scuola. Ehi, non ti preoccupare, non preoccuparti, dai. Sappiamo che è per quello che la borsa di studio è stata sospesa. Sì. E beh, il signor Racker e il dottor McDuffie hanno fiducia in te. E hanno convinto anche me. Tu meriti una chance. Noi vogliamo dartela. La differenza tra ora e quando sei arrivato, il giorno e la notte. La ragione, piccole classi, attenzione costante. Cose che avrai anche a Smith. E come sul campo, cioè, se qualcosa funziona, funziona sempre, no? Ehi, senti, Earl. Se ti preoccupi di non venire osservato dalle squadre professioniste, non temere, noi giochiamo coi migliori. Solo quest'anno abbiamo incontrato Indiana, poi Notre Dame. Giochiamo con quelli del UCLA. Ah, sì? Sì, e poi St. John, insomma, dimmi un nome. Noi li incontriamo e li battiamo. E poi c'è un'altra cosa. Lo so che ti sembra impossibile, ma verrà un giorno in cui la smetterai col basket. E allora? Smetti di giocare, ma non di vivere. La strada è ancora lunga. Abbiamo un grandioso gruppo di ex alunni molto, molto influenti, compreso questo signore qui. Non ti lasceremo solo. Non devi decidere ora. Prenditi del tempo. Pensaci sopra. Va bene. D'accordo? Grazie di tutto. Auguri, spero di rivederti. Grazie. D'accordo. Earl. Sì? Forse sono incinta. Scusa, ma che cosa hai detto? Forse sono incinta. Tu... probabilmente sono in ritardo. Sono stata dal dottore. Ma allora perché mi dici forse, cazzo? Perché questa merda capita a me? Perché? Dai. Scusami. Mi dispiace, dai. Troverò una soluzione, va bene? Va bene? Ci penserò io. Che faccio una cosa, la faccio, capito? Va bene, non mi hai fatto più sapere chi altro. Non ti fidi mai. Il prossimo pullman per Filadelfia partirà tra 7 minuti. Hai perso la testa. Lo sanno perché sei partito? No, ho detto che mia madre sta male. Beh, adesso è migliorata, perciò ora giri i tacchi e riprendi subito il bus. E va bene. Hai idea di cosa vuoi fare? Sì, troverò un lavoro per mantenerci. Che lavoro? Non lo so, ma troverò qualcosa.
Earl, guardami. Guardami. Vuoi finire come me? Che c'è di male? Sto in un parco, ma sono il custode. Io spazzo l'immondizia. Senti, hai un tuo campionato di professionisti. Tutti conoscono Racker. Riesco appena a mantenermi col mio stipendio e sono solo. Tu avrai moglie e figlio. Non sciupare tutto. Puoi andare al college, diplomarti e passare all'NBA. Che cosa? L'NBA? Ma andiamo. Quelli non mi prendono. È un campionato di bianchi. Prendono solo due di noi a squadra, se li prendono. E tu sarai uno di quelli. Pensa a quello che potresti fare per Yvonne e il bambino. È maggio. Mancano solo due mesi alla fine della scuola. Dovete solo tenere la bocca chiusa e arrivare alla fine dell'anno. Ti prego, non mollare. Ci sei così vicino. Yvonne? Entra. Ma che cos'hai? Perché non eri in classe? Ho vomitato tutta la mattina. Accidenti, mi ero preoccupato. Ti senti meglio? Ti passerà, vedrai. Ehi, andrà tutto bene, capito? Penserò io a tutto. Ok. Non mi credi? Mm-hmm. Dammi un bacio. Dammi un bacio. Mi puzza il fiato. Ti puzza sempre. Dammi un bacio. Potete prendere questi opuscoli. Ci ha spiegato tutto sugli obiettivi del movimento pacifista. Se avete domande potete trovarci a questi numeri. Avanti. Mi scusi, stavo cercando il coach Powell. Ah, devi tornare indietro e uscire. Prendi la I-80 Ovest e in Nebraska giri a sinistra. Si è trasferito. Una scuola in California. Ora il coach sono io. Che posso fare per te? Io sono Earl Manigault. Ah, il fenomeno di Harlem. Io sono il coach Pratt. Avvicinati, conosciamoci meglio. In segreteria mi hanno detto che deve firmare questo. Uh-huh. Gli allenamenti iniziano a fine ottobre. Hai tempo per rimetterti in forma. Qua dentro. È qui che si gioca la partita. Leggilo. Verrai interrogato su questo. Signore, mi scusi, è tutto? Sì, figliolo, è tutto. Ciao, cara. Senti, farò tardi. Mi dispiace, credimi. Ho una montagna di pratiche da sbrigare. Sì, un bacio ai bambini. Dai! Abbassala! Guarda qua! Sotto. Forza! Sono qui! Veloci, veloci! Dai! Fuori dall'aria! Fuori dall'aria! Lungo, vai! Attaccati qua! Vai! Entra in lunetta, forza! Vai a tiro! Vai! Vai. Non voglio più vedere quella roba. Quale roba? Quei trucchi da cortile di negri. Allora, Gremble, voglio un minimo di 4 passaggi ogni volta che sei in gioco. Questo è uno sport di squadra, non uno show personale. Passate quella palla, passatela. Forza, torna in campo, datti da fare, andiamo. Torna lì, datti da fare, forza. Sì, non ci posso credere, è un maschio. Oddio. E dimmi quanto pesa. Cavolo, è bello grosso, eh. Sì, il piccolo Earl, sì. Senti, sta bene? Sì! Passa al suo difensore Vance, mentre Arthur va a destra, pronto per ricevere il passaggio di Johnny.
Vance passa una bellissima palla, Arthur si volta al canestro, mette dentro e così realizza due punti. Manigut, questo briefing era fissato per le 8. Ora sono le 8:12. Sì, lo so, coach, ma ero al telefono con la mia ragazza all'ospedale. Sono diventato padre. E così sei molto fiero di te stesso, non è vero? Non lo devi mollare! Non lo devi mollare! Andiamo, andiamo, ragazzi, ma che cazzo state facendo? Va! Avanti! Tutti negli spogliatoi! Vi voglio intorno alla lavagna, state dormendo! Dottor McDuffie, non sapevo che veniva. Chi lo sa, forse mi farà giocare nel secondo tempo. Non sono qui per questo. Che è successo? Purtroppo ho una brutta notizia. Il signor Rucker. Oh, no! Perché? Manigut, alza il culo e vattene in campo. E ricordati, non ci sei tu, ci siamo noi. Conta soltanto la squadra. Noi facciamo il basket, non gli show da baraccone di Rucker. Avanti, ruotare, muovere la palla, sulla testa. Guardate quello che fate. Preparate i passaggi. Dammi la palla. I passaggi, preparate i passaggi. E dammi questa cazzo di... Manigut, che stai facendo? Tempo! Manigut, forza, vieni qui. Ho detto, vieni qui! Ragazzo, dammi subito quella palla. Vuoi la palla? Sì, dammi la palla! Prenditela! Stronzo negro ripulito, tu non sai niente di basket! Affanculo, Pratt! Affanculo tu e questo posto di merda! You touch me like a father saves a life, always giving and teaching, yeah, without even putting up a fight. Non riesci a dormire? Sì. Mi sento strano. Non sentirti in colpa perché non eri al funerale. Sai, il signor Rucker sarebbe contento di sapere. Esco un po', Miss Mary. Vai a trovare Yvonne? Sì. È un po' tardi per lei. Non ha importanza. Prendi un taxi. Non voglio che vai in giro a piedi. È buio. Sì, stai tranquilla. Earl. Sta attento, fratello. No, non ho niente. Ehi, baby, ma io ti conosco. Dio. Forza, baby, avanti. Salta su, dai. Come stai, Dio? Raccontami tutto, come va la vita? Cazzo, è bello vederti, Goz. Qui non c'è più nessuno ormai. Sono quasi tutti a farsi scannare. Ma sai che ti dico? Che io non andrò mai a trascinarmi nel fango di una risaia. Non posso, è contro la mia religione.
Se va bene per Clay, va bene anche per me. Chiamami pure Dion Salamelecca, il fratello della Mecca. Senti, che fine ha fatto Cedric? So che gioca a basket nell'aio. Oh. Ehi, non indovinerai mai chi è riuscito a farsi ammettere a Marquette. Pronto, baby? Sì. Dean, pezzo di merda mergia. Non ti sembra incredibile? E ora non dirmi che non è un sistema bacato, cazzo. Quel negro corre come se avesse le gomme a terra. Ehi, conosco due belle passerine che danno una festa. Vuoi venire? Ci contavo, baby. È bello rivederti, baby. Sì. Quel maiale testa di cazzo ha detto 5.000. Allora io ho detto vaffanculo. Sta attento, ragazzo. Un pezzo di merda ubriaco. Ehi, aspetta. Facciamoci qui, prima di entrare. Altrimenti mi tocca farla tirare a tutta quella cazzutissima festa. Accidenti. Ehi, fratello, fa come vuoi, ma visto che sei tornato, è meglio che ti diverti un po'. Dammi quella roba, va. Ci fate passare. Che chiappette. Cazzo. Secondo me è gelatina. La ciccia non tremola in quel modo. Ma con chi parlavi? Dimmi solo chi era. Dai, Erlo, non rompere. Ti ho fatto. Va bene, vuoi saperlo? Ora te lo dico. Sono fattissimo. Davvero? Come mai? Non capisco perché. Sono fattissimo. Ma quella roba me l'hai data tu. Non l'ho mica portata io qua. Io la conosco, quella proietta. Quella non spara cazzate. Come fa a sparare cazzate? Ci stavi spalmato sopra come hai il burro. Hai visto come è messa bene, eh? Tieni. No, tienila tu, Io! No! Cazzo! No, ti prego! Andiamo, non farlo! Ti prego! Vuoi compagnia, tesoro? Chi ce l'ha la roba? Vieni. No. Hai qualche spicciolo? No. Eh? Ehi, Diego, sei tu? Oh, cazzo. Ma tanto dicevate tutti sempre che non avevo mani. Che cazzo ti è successo? Che ci fai qui? Beh, quello che ci fai tu. Diego, no, ma che dici? Dai, Gota, hai negli occhi la stessa merda. Sei in missione come me, baby. Eh? Dai, dimmi che non è vero.
Beh, io mi faccio solo un po'. Un tiro ogni tanto, per tirarmi su. Senti, hai dei soldi, baby? Sì. No. Senti, andiamo in chiesa. Che ci faccio io? È solo per questa volta. Solo per questa volta. Stai cercando lei, Grant. Ehi, guarda! Il nostro scolaretto! Quando sei tornato? Da un paio di giorni. Ciao. Sono contento, sai. E sei tornato dal tuo asso boom boom. Come va? Ah, cazzo. Affari o piacere? Nessuno dei due. Senti, io vorrei solo un assaggio. Questo è tutto. Dai, dammi una mano, Legrand. Il signor Racker è morto e io... Sì. Il vecchio Racker se n'è andato. E l'hanno seppellito, no? Sì. Bel funerale dovevi esserci. Al Sindol Ceram era solo un rimpiazzo. Dovevi esserci tu. Lo so, ho cercato di venire, ma sai... Il bus purtroppo aveva una gomma a terra. Sì, ok, basta. Senti un po', adesso passiamo alle cose serie. Quanta roba ti serve? Ho paura di avere solo 5 o 6 dollari, io non so se bastano. Perché mi stai insultando così, Gut? Eh? Vieni qua al mio posto di lavoro e mi butti le tue monetine in faccia. Io non voglio insultarti, Legrand, che non sono quello che credi, te lo giuro, non voglio approfittare di te. Io i tuoi soldi non li voglio. Butta via quella merda. Non farmelo più. Vieni qua. Sai, baby, è un piacere fare affari con te. Senti, passa a trovarmi prima di ripartire, d'accordo? Va bene. Grazie. È proprio un peccato per il tuo amico Dion. Sai, doveva rimanere al campetto dove era il suo posto. Sai che voglio dire. Ammazzerò Legrand. Ammazzerò quel figlio di Troia per vendicare Dion, vedrai. Basta che mi dici una parola, baby, io ci sto. Sono l'uomo adatto per farlo, perché ho visto di tutto in quella merda di giungla. Ho un sacco di morti inutili, ma chi se ne frega. Vuoi provare? No, Diego. Io non mi sono mai fatto. Sì, insomma, l'ho sniffata e basta. Che effetto mi farà? C'è solo un modo per saperlo. Vieni qui. Dai, Gotti, vieni qui.
Walt. Ecco. Ma si raccetta intorno alla gamba e stringe. No, amico, io. Io non me la buco questa roba schifosa. Sparatela. Bene, falla girare, fratello. Falla girare dentro di te, fratello. Adesso entriamo. Va bene, Bibi. Non ho niente. Ah, finalmente, baby. Dai, dammela. Dimmi che ce l'hai. Dai, God, non fare lo stronzo. Dimmi che ce l'hai. No, niente. Non ho niente. Cristo. Gesù Cristo. Cristo! No, adesso basta. Senti, io smetto, io non abbastanza, non la sopporto più questa vita di merda. Io smetto, baby, stavi a sentire. Cazzo, non ce l'ho, Diego, ma andrà tutto bene. Andrà tutto bene, andrà. Ma non lo vedi che siamo fottuti? Eh? Siamo nei guai, fratello, siamo nella merda fin sopra la testa. La roba non si trova, quei figli di Troia hanno paura e se la tengono stretta, quei bastardi! Ci hanno preso, fratello. Siamo in trappola, baby. Fermi qui aspettando Dio. Passa tutto. Andrà tutto bene. No, non va bene, non va bene. Lasciami morire. Shhh. Pensa qui a tutto. Lasciami morire. Te lo prometto. Quel pezzo di merda, guarda che mi ha dato solo 2 grammi. Però basterà. Vedrai che basterà.
uno nuovo. Non lo so se questa roba è buona. Bisogna assaggiarla prima, solo un assaggio. Aspetta, soltanto un piccolo assaggio. Un piccolo assaggio. Per favore, Gott, prima io... Oh, prima cazzo, Diego, io sto male come te. Ma non ce la faccio più, non ce la faccio più. Sto troppo male da me. Ok. Ok, ma sbrigati. Sì, è buona. Cazzo, sei buona. Ridammela, ridammela. No, aspetta. Aspetta, Gott, ridammela. Aspetta. Ce n'è abbastanza per tutte e due, no. Ce n'è una montagna. Fatti l'altra, tu. Fatti quell'altra, dai. Mi serve questa. Mi serve questa per me. Avanti, fatti l'altra. Lo sai, mia nonna aveva i capelli tutti bianchi. E in questa vita ho avuto solo lei. Non voleva che andassi nella giungla. Stava lì e piangeva. Io le dicevo, dai nonna, non è niente, baby. Purtroppo non c'ero quando è morta. Non c'ero. Dammi l'ago, Diego, ora mi serve l'ago. Dammi l'ago, Diego. Mi serve l'ago, muoviti. Diego. 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 Porca cazzo. Cazzo, Diego. Aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta un momento. Non mi lasciare. Non mi lasciare, non mi lasciare. Aspetta un momento. Aiuto! Figlio di puttana! Figlio di puttana, perché l'hai fatto? Perché l'hai fatto? Non dovevi farlo, perché? Perché? Merda! Merda! Perché l'hai lasciato? Perché l'hai lasciato da solo? Ma perché l'hai lasciato, amico? Perché? Non me ne frega niente. Penso solo a quei 6 milioni di dollari che mi beccherò. Dammi, dammi. Mi spiegate perché siete sicuri che ci saranno 6 milioni di dollari in quel cazzo di posto? È scientifico, amico. Facciamo un po' i conti. Ci sono 300 camere nell'albergo, 2 persone per camera. Sono 600 persone che stanno là dentro e non contiamo il traffico del piano terra. 600 volte 1000, amico. Lo sai quanto pagano quegli stronzi per vedere la gente nuda a Okokura? 37 dollari. Esatto, amico. Ci sono 5 milioni di dollari in quell'albergo. Avevi detto 6 milioni. Vaffanculo, 6 milioni di dollari, amico, te lo prometto. Vero, Maro? Sì, è verissimo, Mike. Allora, si può sapere dove stiamo andando? Non capisci nemmeno che cazzo ti ho detto, fracio bastardo. Ma che cazzo ti hai preso? Devi andare alla 59esima, questo è Central Park, brutto stronzo. E dai, che cazzo, sei uno stronzo. Lo so dove vado, stronzi. Ci penso io a guidare, non mi rompete le palle. Sei soltanto una checca bastarda. Stronzi, coglioni, adesso vi ci porto al lavoro. Mi servono anche a me 6 milioni. Tu sai solo la strada del tuo culo. È qua vicino, ok? Ah, ti sembra che è qua vicino? Ma fottuti rincoglioniti. Ma vaffanculo, vaffanculo tu. Ma vaffanculo tu, ti stronzi di oro. Mi avete rotto i coglioni. Ma che cazzo ti hai preso? Ma vaffanculo. Ehi, sta attento. Come cazzo mi distronzi? Ma sei impazzito, porca puttana. Vuoi stare attento? Cazzo, ragazzi. Forse ci hanno beccato. Ce l'hanno con noi. Sveglia, coglioni! Devono prendermi prima! Dove cazzo vai? Andiamo! Veloce! Corre, corre!
porca troia! Cercando una persona. Chieda al sergente. Ma che ti è successo? Io ho fatto del mio meglio, Dio sa se. No, ti prego, non piangere, Miss Mary. Ti prego, andrà tutto bene, ok? È solo uno sbaglio, tutto qua. Uscirò in un attimo, questo è solo uno sbaglio. Eravamo così preoccupate, Earl, è passato tanto tempo. È solo uno sbaglio, capito? Ok, io lo so, ma senti, io avevo bisogno solo di un po' di tempo. È chiaro, avevo bisogno di un po' di tempo per capire quale mossa dovevo fare. Ma non è niente di grave, perché tutti perdono un semestre di college. Ma l'autunno prossimo vedrai, rimedio a tutto, tornerò dritto laggiù. Sono passati quasi 2 anni. 2 anni. Di che cosa stai parlando? No, non è vero. Non è vero, non è vero. Perché dici bugie? Sono appena tornato. Diglielo, diglielo, Yvonne. A me non interessa. Io sono qui per lei, non per te. Miss Mary, andiamo. Aspetta un minuto, aspetta un minuto. Aspetta, aspetta, senti, senti. Era inverno quando andiamo. Sono tornato, è giusto. Miss Mary, lasciami. Avanti, muoviti. Doveva essere marzo e levami le mani di dosso. Era marzo o aprile. È così. Dammi la mano. Dimmi che cazzo che siamo. Fuori, prego, andiamo. Ci stanno prendendo via. Muoviti. Siamo vinti, Dio mio. Muoviti. Siamo. Bastardo. Lasciatemi. No, non piangere, Miss Mary. Non fare così, ti prego. Vieni. Sta tranquillo. Non stai bene, purtroppo. Quando te la sei fatta l'ultima? Non lo so, 2 o 3 giorni fa. Tieni, prendi questo. Che cos'è? È metadone, ti farà passare i dolori per un po'. Mi raccomando. No. Se non lo prendi, vai in crisi d'astinenza. Beh, non lascio una droga per un'altra, perciò io non lo voglio, ecco. Va bene. Ma con tutto quello che ti sei fatto, lo vorrai. Ehi! Ehi! Io sono Bot. Vuoi provare a portarmi via questa palla, ok? Prendi la palla. Prendi la palla. Ah, sei troppo lento. Bentornato. Ce l'hai fatta, eh? Bene. Molti non ce la fanno. Quella roba è davvero tremenda. Io lo so, ci sono passato, credimi. Non fa distinzione di colori. Ehi, Gott, amico. Me lo vuoi firmare? Che cos'è? È un libro, The City Game.
Non che io giocassi a basket, ma sono un grande fan. Non sai di che parlo, vero? Fa niente. È un best seller. La gente dice che è il miglior libro mai scritto sul basket. E c'è un capitolo intero su di te, davvero. Sei il migliore di tutti i tempi. Adesso te lo lascio. Guardatelo. Passo a riprenderlo a fine turno. Se ti va, scrivi qualcosa per me. Butti giù qualcosa. Ok. Ok. Nella litania di silenziose disgrazie che si sono abbattute su tanti giovani atleti del ghetto, può sembrare quasi impossibile scegliere un solo uomo. E dargli un'importanza speciale. Ma nelle storie e nelle tradizioni che vengono raccontate nei parchi di Harlem, una figura emerge al di sopra di tutte le altre. E chiedete i nomi dei più bravi atleti che abbiano visto. Decine di giocatori di molti parchi nomineranno Connie Hawkins e Lou Alcindor e altre simili celebrità, ma tutti quanti, senza fare eccezione, parleranno prima di una stella che non poté splendere. Earl Manigault. Ehi, chi viene al campetto oggi? Ah, probabilmente Billy, Trevor, Frank. Forte, ci sono. Di sempre prima chi è? Chi è? Sono Earl. Ciao, Yvonne. Ciao, Earl. Sei sempre più bella. Si va di entrare? Sì, se per te va bene. Grazie. Ti voglio tanto bene, mamma. Te ne voglio tanto anch'io, Earl. E ora dimmi che vuoi. Voglio le Cheetos. No. Lo sai, devi aspettare dopo cena. Oh, andiamo, Yvonne, solo un po' di patatine. No, Earl, non ti permettere. Lui deve capire che quando io dico una cosa è quella. Adesso metti a posto e lavati le mani per la cena. Senti, non volevo mortificarti. È passato tanto tempo, Earl.
È stato difficile, ma ce l'ho fatta da sola. Ora non puoi piombare qui pensando di riprendere da dove hai lasciato. Ma Yvonne, io non volevo farlo. Io... sono passato per vedere come stavate. Ecco, continua tu. Dove va? Da fare, piccola. Ehi, fratello. Ti stavo aspettando, sai? Come va? Che c'è? Vi fanno morire di fame in galera. Peserai al massimo 30 kg. Senti, andiamo di sopra a parlare. Lo sai, ho pensato molto al nostro parco. Quel posto era una cosa davvero speciale. Mi ricordo della prima volta che entrai e vidi Hawk, Kimbrough, Sherm, Diego. Senti, fratello, è inutile guardare indietro. La merda cala, beh, scuotila di dosso e va avanti. Lo so, lo dici da quando ti conosco, ma non è sempre così. Non tutti riescono a passare sopra tutto. E forse non sarebbe neanche giusto. Per quale ragione dovremmo dimenticare? In fondo è il nostro passato, voglio dire, è quello che siamo. È bello rivederti, Gut, ma... dove vuoi andare a parare? Io devo tornare ai miei affari. Sì, devo sistemare certi affari anch'io, veramente. Quanta te ne serve? Non è quel genere di affari. È l'unico genere d'affari che faccio. No, amico, tu... tu hai un'altra cosa che mi serve. E che cos'è? Rivoglio il nostro parco, Legrand. Dici sul serio? Tu rivuoi il parco? Voglio dire, che ci fa un drogato con un parco? Voglio dire, perché questo è quello che sei. Un tossicomane. Rovinato e buono a niente. Non me ne importa un cazzo di quello che ti hanno detto in galera. Tu vieni da me quando devi farti, come tutti gli altri miei drogati. È vero. È vero. È proprio per questo che non posso stare a guardare gli altri ragazzi che diventano dei drogati come me. Tu non puoi cosa? E che cazzo vorresti fare? Che cazzo, dai, Legrand. Voglio provare a fare quello che Racker ha fatto per me. Ma che cazzo se ne frega? Racker è morto e sepolto. E tu sei uno stronzo che poteva essere qualcuno e che si rimette a farsi appena ne ha l'occasione, no? No. No, dici che non conosco la mia gente, brutto stronzo. Eccola qui. Tutta quella che ti serve, tutta quella che vuoi. E dimostrami che sbaglio, pezzo di merda. Vai di sotto e sparati tutta quella che vuoi. Perché sei un drogato, baby. Forza, perché non ti chini? Perché non ti inginocchi? Cazzo, non raccatti quella roba. È tutta mia questa. Sì, esatto. Allora, se è mia, la voglio in contanti. Non la voglio questa merda, Legrand. Non è per questo che sono venuto. E sai un'altra cosa? Io non ho paura. Lo so che potresti farmi fuori quando ti pare. Potresti farlo anche adesso. Ma me ne andrò solo sapendo che ho provato a fare la cosa giusta. Senti, amico, tu hai tutta Harlem per fare quello che cazzo vuoi. Io da te voglio solo il parco. Un piccolo parco, amico. E non me ne andrò senza. Dici sul serio?
Dammi altri 4 dollari. Che cazzo? Lo prendo. Un 6 adesso. Altri 10. Dai. Cosa? Porca, facciamo la prepara. Dai, andiamo. Vai! Ho perso di nuovo, vaffanculo. Dai, non mi freghi più però, eh? Forza. Forza, bello, dai. Ehi, piccolo! No, sono miei. No. Certo. Aspetta. Andiamo, lancia. Oh, sì! Cazzo! Ok. Voi, sentite un po'. Punto questo. Sentite un po'. A me vedo. No. Perché non lasciate il campo libero così il bambino può usarlo come si deve? Che hai detto? Ho detto andate via da questo campo. Avanti, fa pure quello che vuoi. Che c'è? Fratello, quello lì è Gut. Non voglio che gli diate fastidio. Ok. Ehi, Gut. Senza rancore, amico. Io non avevo capito. Sì, va bene, ok. Ci vediamo al grill, ok? Dai, andiamo. Vieni, allenati. Ehi! Davvero sei Gut? Allora non sei morto. Papà mi ha detto tutto di te. Io voglio essere come te. Dammi la palla. Obbedisci alla mamma. Vai a scuola. Prendi buoni voti. Continua a comportarti così, ok? Devi farne almeno 20. Keep reaching to